Nel cuore dell'antica Roma, alle pendici del Colle del Celio, sorge una chiesa che custodisce le memorie di uno dei più grandi papi della storia della Chiesa, San Gregorio Magno. Essa sorge sul luogo della sua casa paterna e da questo luogo è partita la sua avventura umana e spirituale, che lo portò all'inizio ad assumere un importante ruolo nell'amministrazione civile di Roma per arrivare al soglio pontificio 50 anni dopo. San Gregorio Magno ha avuto un ruolo fondamentale per la storia di Roma e dell'Italia, portando la Chiesa di Roma a diventare un punto di riferimento essenziale non solo sul piano religioso e spirituale, ma anche su quello sociale e politico, dopo la dissoluzione dell'Impero Romano d'Occidente e durante l'espansione del violento dominio longobardo nella penisola. Egli fu uno dei più grandi padri della storia della Chiesa, uno dei quattro dottori dell'Occidente, che meritò dalla tradizione il titolo di Magnus Grande. Dedicheremo alla visita di questo luogo due puntate. Nella prima approfondiremo la figura di San Gregorio Magno, perché senza di lui questo meraviglioso complesso oggi non esisterebbe. E di seguito la storia del complesso, come si è sviluppato attraverso i secoli. La seconda parte sarà dedicata alla visita del complesso ed una breve presentazione dell'ordine dei Camaldolesi che ancora oggi anima questo luogo. Gregorio nasce in questo luogo del Celio intorno al 540 d.C. da una ricca famiglia patrizia della gens Anicia, che si era distinta non solo per la nobiltà del sangue, ma anche per l'attaccamento alla fede cristiana e per i servizi resi al papato. Di tale famiglia erano usciti anche due papi, Felice III e Agapito. La casa in cui Gregorio crebbe sorgeva sul Clivus Scauri, circondata da solenni edifici quali i palazzi del Palatino, il Colosseo e tante chiese nate nell'area che testimoniavano la grandezza della Roma antica e la forza spirituale del cristianesimo. Ad ispirargli alti sentimenti cristiani vi erano poi gli esempi dei genitori Gordiano e Silvia, ambedue successivamente venerati come santi, e quelli delle due zie paterne Emiliana e Tarsilia, vissute nella propria casa quale vergine consacrata in un cammino di preghiera e di ascesi. Egli segue studi di grammatica e di diritto ed è probabile che possa avere studiato anche le opere di autori cristiani, latini e greci, contenute nella biblioteca fondata dal Papa Agapito e sorta accanto alla sua casa paterna, di cui vedremo i resti nel corso della visita. Proprio per la sua preparazione e la sua appartenenza a una nobile famiglia come gli Anici, appena trentenne, nel 572, egli è nominato prefetto della città, Praefectus Urbis, la più alta carica civile di Roma. Questo incarico gli permette di sviluppare un'ampia conoscenza della realtà e dei problemi della città ed un profondo senso dell'ordine e della legalità che gli saranno preziosi molti anni dopo quando diventerà pontefice. Ammiratore, devoto e biografo di Benedetto da Norcia, anch'egli appartenente alla gens Anicia, dopo pochi anni, attratto dalla vita monastica, rinuncia all'altissima carica pubblica. Si fa monaco, dona i suoi averi ai poveri e fa della casa paterna al Celio un monastero che intitola Sant'Andrea, vivendovi secondo le regole di San Benedetto. Qui per alcuni anni si dedica alla preghiera, al raccoglimento, allo studio delle sacre scritture dei padri della Chiesa. Ma nel 578 Papa Benedetto I, proprio per la grande stima dei valori spirituali e delle capacità organizzative di Gregorio, lo nomina uno dei sette diaconi di Roma. L'anno dopo, nel 579, il nuovo Papa Pelagio II lo invia come apocrisario, cioè nunzio apostolico, presso la corte di Costantinopoli per chiedere aiuti economici e militari contro la continua minaccia dei Longobardi su Roma e sui territori della Chiesa. Lì resta per sei anni e si guadagna la stima della famiglia imperiale. Purtroppo la missione diplomatica di Gregorio non riesce ad ottenere i risultati attesi. Gli imperatori bizantini hanno più interesse a proteggere i loro domini nell'esarcato di Ravenna che aiutare il Papa a Roma. Al rientro a Roma nel 586, Gregorio torna nel suo monastero sul Celio. Ma alla fine del 589, una serie di eventi porta la sua vita in una direzione diversa e inattesa. Nel novembre di quell'anno, una spaventosa inondazione del Tevere colpisce Roma, portando prima la carestia e successivamente una terribile epidemia di peste. Proprio la peste, nel febbraio del 590, uccide Papa Pelagio II. Per la scelta del nuovo Papa, le massime autorità della Chiesa e del Senato di Roma vedono in Gregorio la persona più adatta a far fronte alla situazione complessa del papato e della Chiesa in Italia, dovuta all'estendersi del dominio longobardo e ai difficili rapporti con gli imperatori di Bisanzio.
ma diventare papa non rientrava nelle attese di vita di Gregorio e cerca di resistere. Invia addirittura una lettera all'imperatore Maurizio pregandolo di non ratificare l'elezione. E per diversi mesi, in attesa della decisione dell'imperatore, egli si limita a svolgere solo un ruolo pastorale come vescovo. Ma proprio durante l'estate del 590, la peste infuria più che mai violenta nella città e Gregorio, mosso a pietà e delle sofferenze del popolo di Roma, chiama i fedeli alla penitenza e organizza una solenne processione per implorare l'aiuto divino. Ben 7 cortei, partiti da diversi punti della città, si muovono per convergere sulla Basilica di Santa Maria Maggiore. Alla testa di una di queste processioni, passando sul ponte davanti alla mole Adriana, Gregorio ha una visione, condivisa da molti partecipanti. Vede, sulla cima del castello, l'arcangelo Michele che rinfodera la spada. Da questo gesto il Papa comprende che il Signore ha accolto le preghiere del popolo di Roma e che la peste sarebbe terminata presto. Finalmente arriva da Costantinopoli la ratifica dell'elezione pontificale e il 3 settembre del 590 Gregorio, nonostante le sue ancora vive resistenze, viene consacrato Papa. Ma una volta salito al soglio pontificio, prevale la sua fede e comprende a quale missione è chiamato da Dio. E da quel momento si impegna con tutte le sue forze e la sua intelligenza nel suo nuovo ruolo, aprendo un tempo nuovo per la Chiesa. Il suo pontificato si svolgerà in uno dei periodi più complicati a livello politico della storia italiana, ma benché fosse di fragile costituzione, Gregorio vive il suo ministero con una grandissima forza morale e una totale fiducia nella forza del cristianesimo. Non è facile sintetizzare qui in poche parole il grande valore del suo pontificato e mi limiterò ad accennare solo alcuni aspetti. Un primo tema fu dedicato allo stato della Chiesa sul piano morale, spirituale, organizzativo ed economico. Uno dei primi atti fu la moralizzazione della Curia Romana, dove spesso albergavano interessi ben diversi da quelli spirituali e di carità. Egli volle inoltre un riordino dell'istituzione monastica e una regolamentazione dei rapporti di questa, in particolare con i vescovi. Gregorio si dedicò quindi subito a riorganizzare l'amministrazione dell'ingente patrimonio della Chiesa, che fu affidato a rettori da lui nominati. Sua preoccupazione, come vescovo di Roma, fu aiutare il popolo della città, oppressa da uno smisurato dolore, come scrisse in una sua lettera, mettendo a disposizione i beni propri e quelli derivanti da donazioni dei privati. Il Papa restaurò inoltre molti edifici religiosi e fondò nuovi monasteri. Ma sentendosi responsabile di tutta la città e non solo dei luoghi sacri, si preoccupò anche della manutenzione degli acquedotti e delle mura cittadine. Ma non fu solo Roma al centro della sua attenzione, bensì tutti i territori della Chiesa in Italia e oltre Alpe. Gregorio seppe far fronte in maniera perfetta, aiutato da una rete di funzionari, ai problemi di approvvigionamento alimentare che le continue alluvioni, carestie e pestilenze rendevano particolarmente gravi. Gregorio si impegnò a fondo a riorganizzare la liturgia romana, riordinando quanto preesisteva e componendo nuovi testi. Promosse quella modalità di canto che da lui prese il nome, gregoriano appunto, una forma di canto corale ad una sola voce, in lingua latina, senza alcun accompagnamento strumentale da utilizzare nelle cerimonie religiose. Il gregoriano sarà adottato dalla Chiesa Cattolica come canto liturgico attraverso i secoli fino ad oggi. Una tradizione narra che Gregorio componesse i nuovi canti ascoltando la voce di una colomba posata sulla sua spalla, simbolo dello Spirito Santo. E questa tradizione è stata ripresa in tantissimi dipinti ed immagini a lui dedicati. Gregorio credeva fermamente che la missione della Chiesa fosse di evangelizzare i popoli pagani d'Europa e uno dei programmi più coraggiosi che intraprese fu l'evangelizzazione della Britannia. Gregorio inviò in quelle terre lontano, già provincia dell'Impero Romano, Agostino, priore del convento di Sant'Andrea a Roma, con 40 monaci benedettini. E in meno di 2 anni, 10.000 angli, compreso il re del Kent, Ethelbert, si convertirono. Agostino rimarrà in Britannia e sarà consacrato vescovo di Canterbury. Gregorio si dedicò inoltre alla conversione dei Visigoti in Spagna. Come vedremo tra poco, parlando dei suoi rapporti con i Longobardi, dopo la pace del 598, riuscì ad avviare la loro conversione dell'eresia ariana grazie anche all'influente sostegno della regina Teodolinda. Egli stesso fu predicatore attivissimo. Le sue opere, fra cui le omelie e i Moralia, le riflessioni morali sul libro di Giobbe, ebbero ampia diffusione. Gregorio ci ha lasciato inoltre un vasto epistolario di circa 400 lettere che testimoniano il suo impegno pastorale con tutte le realtà del suo tempo. Ma egli dovette subito affrontare il grave problema collegato alla diffusione del dominio longobardo in Italia e alla debolezza dell'esarcato di Ravenna, ultima propagazione in Italia dell'impero bizantino.
I Longobardi, una popolazione proveniente dal nord Europa, avevano invaso l'Italia nel 568 al comando di Alboino, riuscendo in pochi decenni a conquistare gran parte del territorio italiano, sia a nord che nel centro e nel sud, toponendo le popolazioni locali ad atroci violenze e ruberie. Essendo seguaci dell'arianesimo, dimostrarono verso il clero cattolico un particolare odio, uccidendo e imprigionando vescovi e sacerdoti, che Gregorio spesso dovette riscattare direttamente con le sue sostanze personali. Nel 591 i Longobardi arrivano ad assediare la stessa Roma, per la cui liberazione Papa Gregorio dovette pagare un ingente tributo. Nonostante avesse più volte invocato l'aiuto militare dell'impero, nessun aiuto venne dall'esarca di Ravenna. E Papa Gregorio desiderava porre fine alle devastazioni belliche e tentò di farsi mediatore tra le due parti. Ma l'esarca bizantino mise fine a queste trattative con una nuova campagna militare che peggiorò solo la situazione, permettendo al re Agilulfo di portare nel 593 nuovamente l'assedio a Roma. E Gregorio, per evitare ulteriori sofferenze e lutti alla città, convinse Agilulfo a levare l'assedio pagando un di tasca propria 5.000 libbre d'oro e l'assicurazione del pagamento annuo di un ingente tributo. Le sue continue insistenze per una pace subirono purtroppo anche la disapprovazione dell'imperatore Maurizio, che arrivò ad accusare il Papa di infedeltà all'impero. Ma poi, alla fine del 598, Longobardi imperiali finalmente firmarono una pace, forse meglio dire una tregua armata, che poi durerà solo 3 anni. Ma Gregorio approfitta di questa pausa prontamente per estendere i suoi interventi in favore dei bisognosi anche in province lontane da Roma, che cominciarono sempre più a riconoscere il Vescovo di Roma come la vera unica guida di riferimento, non solo spirituale ma anche politica, al posto dei bizantini. Ma altri problemi caratterizzano i rapporti con l'imperatore di Bisanzio. In particolare, nel 595, il patriarca di Costantinopoli Giovanni IV si proclamò patriarca ecumenico, dichiarandosi così allo stesso livello di autorità del Papa. E di fronte alle proteste di Gregorio, l'imperatore non intervenne. E Gregorio allora reagì con un sacro distacco ed umiltà, assumendo il titolo di Servus Servorum Dei, servo dei servi di Dio, che da allora fu mantenuto dai pontefici romani. Papa Gregorio, dopo aver sofferto per vari anni di cotta, muore il 12 marzo 604 e viene sepolto nella Basilica Costantiniana di San Pietro. Nell'attuale basilica, la sua sepoltura si trova oggi sotto l'altare a lui dedicato nella Cappella Clementina, di particolare interesse il quadro che si ritrova sull'altare, che ricorda un suo miracolo. Gregorio aveva fatto dono ad alcuni principi di un brandeum, cioè di un frammento di panno che, accostato alle reliquie dei martiri, era diventato reliquia a sua volta. I principi, indignati, considerando il dono di poco pregio, glielo restituirono. San Gregorio tagliò il panno e da esso uscì sangue, dimostrando agli increduli quanto fossero preziose quelle reliquie. Nel rito romano, la memoria liturgica di Gregorio ricorre il 3 settembre. Ma vediamo ora dove e come sorse il complesso di San Gregorio. Siamo sulle pendici meridionali del Celio, che in età imperiale costituiva la seconda delle 14 regioni della città, detta Celimontium. Sul lato rivolto verso il Colosseo, già nella seconda metà del primo secolo, nel punto più elevato, era sorto un maestoso tempio dedicato all'imperatore Claudio, divinizzato dopo la sua morte nel 54 d.C. Nei secoli successivi, nella zona sorsero molti edifici popolari, le insule, con botteghe e al pian terreno. In un'altra parte del colle sorsero diverse caserme per le truppe di stanza nella capitale. Ma alla fine del III secolo l'area cominciò ad essere trasformata in un quartiere residenziale e qui si insediarono ricche domus inserite in vasti parchi appartenenti a nobili e ricche famiglie romane. Il clivo di scauro che discendeva dalla parte alta del colle verso il Palatino era l'asse principale di quest'area. Sul lato di esso era stata eretta all'inizio del V secolo una chiesa dedicata ai martiri Giovanni e Paolo sopra una domus ecclesia divenuta luogo della loro sepoltura. Nella parte bassa del clivo era sorto un oratorio dedicato a Sant'Andrea con accesso proprio da questa strada. Purtroppo poi nel 410 i Visigoti di Alarico infierirono sul Celio, che entrò in una lunga fase di abbandono. Ma verso la fine del secolo un'area si riprende e nella porzione di Celio che si estendeva dal clivo di Scauro e dell'oratorio di Sant'Andrea verso la parte meridionale del colle nasce la Domus Anicia.
Questa si sviluppa secondo la tipologia delle ville nobiliari del tempo, con un ampio atrio, varie stanze per la famiglia, tra i quali un grande triclinio, e stanze per i servi e per i servizi. Intorno al 540, accanto ad esse, sorge anche la biblioteca creata da Papa Agapito I. In questa grande casa nasce e vive la sua giovinezza Gregorio. Come abbiamo visto, parlando della sua vita, dopo la grande esperienza come prefectus di Roma, Gregorio sentì forte il richiamo di San Benedetto ad una vita spirituale più profonda. Il padre è ormai morto, sua madre e le zie paterne hanno già lasciato la casa per dedicarsi alla vita monacale e Gregorio decide di trasformare la casa paterna in un monastero. L'opera richiese diverso tempo e notevole modificazioni alla Domus Patricia. Per prima cosa, egli realizzò il convento per accogliere i primi monaci che si raccoglievano attorno a lui. Essi utilizzavano per i momenti di preghiera, anche notturni, il preesistente oratorio di Sant'Andrea. Nella grande sala, già al triclinium dell'antica Domus, Gregorio accoglieva i poveri. Gregorio poi lascia il monastero per 6 anni per il suo incarico a Costantinopoli, ma qui vi ritorna nel 586. Ma poi l'elezione al papato nel 590 lo costringe a lasciare di nuovo il Celio, ma egli non dimentica il suo monastero e vuole che nel luogo venga costruita una chiesa, che verrà consacrata nel 595 e intitolata a Sant'Andrea. E nell'altare maggiore egli pone la sacra reliquia del braccio del santo ricevuta in dono durante il suo periodo di legato papale a Costantinopoli. La chiesa, attenta al monastero, permette ai monaci di poter raggiungere più facilmente il luogo di preghiera sia di giorno che di notte. Il perimetro originale della chiesa voluta da Gregorio è rimasto pressoché invariato, anche dopo le tante modifiche avvenute attraverso i secoli. Anche nel monastero, ubicato alla destra della chiesa, il refettorio, il chiostro interno con la cisterna centrale, si sono mantenuti nella posizione e dimensione originaria. Da qui, nel 597, partirà Agostino con i suoi monaci per evangelizzare la Britannia. E il monastero, dopo la morte di Papa Gregorio nel 604, fu per un certo tempo abbandonato. Ma Papa Gregorio II, nella prima metà dell'VIII secolo, lo fece ripristinare. Nell'VIII secolo, sempre il monastero passò ai monaci greci. Poi tornò ai Benedettini nella prima metà del X secolo. La chiesa e il monastero subirono un primo profondo restauro su iniziativa di Pasquale II per riparare i danni apportati dal sacco di Roma operato dalle soldatesche normanne di Roberto il Guiscardo nel 1084. Nel 1100 il titolo della chiesa fu esteso a San Gregorio. Proprio nel 1130 questa chiesa fu il luogo dell'elezione di Papa Innocenzo II e nel 1300 Papa Bonifacio volle che nella chiesa vi fosse un altare dedicato al suo fondatore. Un altro restauro avvenne negli anni intorno al 1475 a cura di Papa Sisto IV. Ma arriviamo ai primi decenni del XV secolo e l'abbazia e la chiesa viene data in commenda a famiglie nobili romane, tra le quali si distinse per rapacità quella dei Conti di Segni. Proprio lo stato miserevole in cui ridotta spinge Papa Gregorio XIII nel 1573 ad affidare l'abbazia e la chiesa all'ordine camaldolese. Questi monaci iniziano subito i lavori di restauro e recupero dell'intero complesso. Demoliscono l'antico monastero e procedono alla sua ricostruzione e dotano la chiesa di preziosi paramenti e arredi sacri. Nel 1593 il Papa Clemente VIII elegge un nuovo abate commendatario nella persona del Cardinale Antonio Maria Salviati, che a differenza dei suoi predecessori si dedica ad abbellire la chiesa con la costruzione della cappella dedicata alla sua famiglia e l'ampliamento della piazza antistante e della scalinata. Il suo successore, il Cardinale Cesare Baronio, agli inizi del 600 provvede al restauro del triclinium e dell'oratorio di Sant'Andrea e alla costruzione di un nuovo oratorio dedicato a Santa Silvia. Ma fa anche eseguire grandi interventi nella chiesa, come il rifacimento in marmo degli altari e del pavimento del presbiterio, che portano tuttavia alla discussa distruzione del preesistente altare dedicato a San Gregorio. Il cardinale Scipione Caffarelli Borghese, succeduto al baronio, provvede a sua volta alla decorazione dei 3 oratori e al rifacimento della facciata della chiesa e del quattriportico dell'atrio, con l'intervento dell'architetto Giovanni Battista Soria. Nel 1725 la chiesa viene nuovamente restaurata all'interno in base ai progetti di Giuseppe Antonio Soratini, architetto e monaco camaldolese, e di Francesco Ferrari. Nel 1798 le truppe napoleoniche che hanno invaso l'Italia e Roma espellono i monaci del monastero e lo dissacrano, lo spogliano e lo danneggiano.
Dopo 5 anni, nel 1803, i camaldolesi rientrano nel loro monastero e la chiesa viene riaperta al culto, ma i lavori di restauro, voluti da Papa Pio VII per riparare i danni, dureranno quasi un decennio, fino alla riconsacrazione solenne del 1829. Termina qui la prima parte della nostra presentazione del complesso di San Gregorio al Celio. Vi do appuntamento alla prossima puntata, la quale visiteremo il complesso e parleremo anche dell'ordine camaldolese. Arrivederci.